Serie A per la 26esima stagione consecutiva. Buonasera a tutti, bentrovati al Tonight con la salvezza matematica. Siamo tutti più tranquilli, sereni, sorridenti, felici, perché tra l'altro abbiamo vissuto una settimana pazzesca con la vittoria sulla Juventus, che abbiamo ancora nella mente e nel cuore, nei ricordi, e poi ovviamente ribadita con la vittoria anche ieri contro il Cagliari. Quindi un finale di stagione che finalmente sta dando all'Udinese quanto merita, o perlomeno fa raccogliere quanto è stato seminato nelle ultime settimane. Ne parleremo questa sera con Massimo Campazzo. Buonasera Max. Buonasera a tutti. E poi c'è Max Moras. Ciao Max. Buonasera a tutti, ciao Giorgia. Questa settimana camp a Martignacco. Martignacco, quindi si cambia sede, stesso entusiasmo. Sempre uguale. Non ti vedo provato. Stai resistendo. Sempre. Resiste anche Jacopo Romeo. Buonasera Jacopo. Ciao Giorgia, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti. Max resiste più di me perché c'è il full discrezioni questa settimana. Sì, questa settimana ne sono state raddoppiate da Casarsa. Beh, secondo me è merito di Max adesso. Va bene. Allora, andiamo a salutare anche i collegati, tra virgolette. Parto da Milano, dove c'è Bibi Belluzzi, Gazzetta dello Sport. Ciao Bibi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. E poi, con grande piacere, andiamo a salutare, a dare il benvenuto a Ilia Nestorowski. Buonasera Ilia, ciao. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Come state? Tutto bene? Noi bene, tu? Bene, bene, alla grande. Alla grande. Oh, Ilia, senti, ma ve lo state godendo questo momento, questo finale di stagione? Vi sta ripagando di, insomma, qualche amarezza di troppo vissuta, forse? Ma io ti dico, io da un anno che mi godo qua, e non solo a fine stagione, ma alla fine questi ultimi partiti sta pagando tutto questo all'inizio, che non voleva entrare, che abbiamo tanta sfortuna, che abbiamo preso gol 95esimo, 2-3 volti, abbiamo sbagliato gol 90esimo, alla fine ora piano piano tutto si ripaga e mancano 2 partite per finire bene questa stagione. È vero, mancano poche partite per finire bene, però insomma quello che abbiamo visto, parto magari da Bibi, che tra l'altro ieri l'ha vista dal vivo a Cagliari, no? Ci hanno dato così, ci hanno fatto toccare col mano quello che può fare questo gruppo. Assolutamente, perché l'Udinese ieri ha dato veramente una prova di grande maturità rispetto alle altre 3 partite che aveva giocato alla morte, quindi ci si aspettava, dopo aver saputo il risultato di Bologna-Lecce, anche un normale rilassamento. Invece la squadra è andata a vincere la partita
riuscendo a segnare dopo 2 minuti e 1 secondo, però da quel momento, gestendo la partita, tenendola, come si dice, sempre in controllo, con molta autorità, una difesa che non ha fatto praticamente passare niente, e un De Paul monumentale, ma tutta una squadra molto coesa, molto unita nei reparti, che non ha avuto bisogno, rispetto alle altre volte, delle tradizionali ripartenze che sono state sempre fulminanti proprio con 3 delle squadre più forti del campionato, ma gestendo con molta autorità. Cioè, Lasagna è sgommato 2 o 3 volte, De Paul è partito alla sua maniera più volte, però non ci sono state proprio quelle ripartenze che caratterizzavano l'Udinese. C'è stata una squadra che ha gestito la partita con molta molta autorità e autorevolezza. Ecco, vi chiedo, poi andiamo a fare la nostra raffica di domande a Ilia, ma anche a rivedere, insomma, quei gol che hanno steso le grandi, Nestorowski. Insomma, hai dato il meglio di te nelle partite più difficili, ma tra poco veniamo e andiamo a rivedere tutto. Parlava di squadra matura, Bibi. Può essere che il percorso intrapreso con Luca Gotti, passando ovviamente per delle fasi di crescita, per degli errori, per degli alti e bassi, abbia portato, cioè, sia così la parte fisiologica della situazione a essere arrivati a questo punto? Sì, può essere. Propongo 2 spunti di discussione che sono arrivati ieri in trasmissione. Da casa, qualcuno molto ottimista ha detto che la catena di sinistra, Zegler-Sema, gli ricorda in qualche maniera, ai primordi e con tutte le dovute precauzioni del caso, la catena Asamoah-Armero. Per come si propongono, per come duettano, per quello che puoi vedere in prospettiva su di esso. E quindi anche in questo caso un processo di crescita, perché sei riuscito a sfruttare le difficoltà oggettive che avevi causa infortuni a raffica in un settore del campo e hai provato sia interno, riproposto poi tra l'altro. Quindi una cosa assolutamente interessante. Poi per il resto condivido quanto stiamo dicendo in considerazione del fatto che come la giri, questa formazione non ha contraccolpi. Ti mancano tutti contemporaneamente nello stesso settore. Hai giocato senza Fofana. Per scelta hai giocato senza Fofana, non si è accorto nessuno. E questo voglio dire, Wallace, che praticamente bionico, si vedeva che aveva problemi alla spalla, però come ha giocato? Wallace. Eccezionale. Quindi quando tanti sono su frequenze alte, evidentemente è un circolo virtuoso. È vero. È una squadra che assolutamente cominciato a marciare a un ritmo molto più alto dopo il lockdown. Max, secondo me questo ha pesato o era naturale che arrivassimo, diciamo, a questo livello? No, ma secondo me, guarda, la squadra è stata costruita e adesso sta esprimendo realmente i valori e bisogna dare sempre il merito, senza essere ripetitivi, al mister Gotti, perché ha dato veramente un'identità. Dopo c'è anche Ilia, che vanno in campo secondo me con tanta sicurezza, lo stanno dimostrando. Non è giusto parlare dell'Udinese solo della ripartenza, ma mi piacerebbe parlare di Udinese di calcio organizzato, perché c'è una grande organizzazione difensiva e c'è altrettanto un'organizzazione offensiva. Quando l'Udinese prende e va ad impostare un gioco, tu vedi che ci sono tutti i giocatori ad occupare tutte le zone del campo, e questo è un'espressione di calcio moderno, questo calcio che viene magari tanto pubblicizzato in altre società, dove a Udine l'arrivo di mister Gotti nella sua semplicità e anche nel suo silenzio, però ha fatto esprimere molto bene i giocatori e penso che tutti quanti loro ne hanno beneficiato, li vedi che quando vanno in campo sono sicuri e sereni. Andiamo un attimo a vedere, poi vado a salutare, stiamo collegando anche Michele Criscitiello, anzi dovrebbe già essere pronto a vederci e sentirci. Buonasera Michele, ben trovato. Buonasera, ben ritrovato Giorgio, buonasera a tutti, buona salvezza, buon 26esimo compleanno. Sì, Michele, con le fasi non ci avevi preso molto, però alla fine il risultato non cambia la somma, com'era? La somma non cambia l'ordine dei fasi, insomma questo è. No, prenditela con gli ospiti di studio, io bene o male ci ho preso, salvezza stata, poi può cambiare l'ordine degli addendi, ma il risultato non cambia, Giorgia. Va bene, cambiando gli addendi, la somma che fa la totale, come diceva Totò, è la somma che fa totale. Bisognava dirgli che insomma con le fasi non ci ha proprio preso, però ci ha preso il risultato finale, quindi gli va dato assolutamente atto. Allora Michele, arriveremo subito da te, voglio andare a fare qualche domanda a Ilia, vorrei chiedere anche a lui quello di cui parlavamo ora con Max.
Non è una crescita post lockdown, cioè non è qualcosa di separato dal resto, o sì, quello che state vivendo in queste settimane? Ma dopo, ma vero, quando è arrivato Gotti aveva poco tempo per lavorare, piano piano da primo giorno abbiamo fatto una sua idea di gioco e piano piano normale che come tempo passa squadra migliora e come migliora squadra migliorano anche tanti giocatori. E anche prima di lockdown abbiamo giocato bene, abbiamo preso gol contro Bologna al 90esimo, abbiamo pareggiato contro Fiorentina, loro non hanno tirato mai a porta, abbiamo pareggiato con, non mi ricordo, con un'altra squadra dove abbiamo meritato vincere, contro Milan abbiamo preso gol al 95esimo e dopo lockdown possiamo dire che avevamo un po' di più, magari non avevamo così sfortuna come prima, ora gestiamo meglio le partite, abbiamo vinto contro due grandi squadre, abbiamo pareggiato contro Lazio e peccato per questi persi punti contro Genova al 97esimo e contro Napoli, perché con questi due punti già sei su 45 punti e due partite mancano, potevamo arrivare su 50 punti e uno. Certo. Comunque, no, non era male. Complimenti per il gol che hai fatto, perché è di un gesto tecnico da vecchi tempi, proprio da vero attaccante, sai, quando si butta così, certo. Bravo, complimenti, perché penso che hai fatto esplodere, grazie, tutto, grazie. Il tifo friulano, ma anche gli amanti del gesto tecnico, bravo. C'era pieno così allo stadio. Grazie. Sì, in una giornata epica, andiamo a rivederlo il gol di Nestorovski. Bellissimo. Assolutamente sì, perché Giorgio, è stata una notte davvero indimenticabile. Poi Nesto ha fatto un grandissimo gol, perché è una bella prodezza anche balistica, no? E poi averci messo la firma in quella notte lì, direi che ti dà quel sapore. Peccato solo, e poi ce lo spiegherà, che era il primo in casa e l'ha festeggiato sotto la Nord vuota. L'azione è bellissima, perché l'Udinese sviluppa da destra a sinistra, Ziegler, Sema, Ziegler porta via l'uomo, Sema così ha il tempo di mettere un cross precisissimo con i giri contati, e Nesto qui, davvero uomo importante d'area di rigore qual è, va a colpire in maniera impeccabile da un punto di vista balistico, perché il tuffo stilisticamente è ineccepibile, ma anche l'azione, ragazzi, dà proprio la dimensione anche della confidenza e del livello di consapevolezza raggiunto Ma anche della condizione atletica. Sono in due che lasciano distanti di metri e metri, c'è Alessandro che sta chiamando il taxi per rientrare, e sono in due, o colpisce Nesto o ce n'è un altro, e quindi voglio dire, guarda che condizione hanno, che condizione riescono a tenere a due giornate dalla fine. Che cosa pensi quando segni un gol così alla Juve, perché... Nesto? Ma questo gol che abbiamo segnato non è che tutti dicono a contropiede Udinese gioca, se noi vediamo questa azione, abbiamo 20 passi, e dopo 20 tocchi abbiamo fatto gol, perché abbiamo iniziato da lato laterale, come dice. Dopo abbiamo andato con portiere, di nuovo destra, sinistra, di nuovo destra, di nuovo sinistra, e tu fai 20 tocchi e vai e fai un gol contro Juventus, veramente per una grande squadra, secondo me. Sì. Ah, vero. Inconsapevolezza delle vostre qualità, ma anche dello spirito così di gruppo, cioè date l'impressione ora davvero di sapere che siete forti, questo è una conquista importante. Sì, ora sappiamo anche, all'inizio avevamo un po' dubbi, ma ora sappiamo che siamo forti, che possiamo affrontare comunque, perché abbiamo giocato contro Lazio, non abbiamo perso, abbiamo vinto contro Roma a Roma, abbiamo perso contro Napoli al 97esimo a Napoli, abbiamo vinto contro Juventus, veramente ora sappiamo che siamo una grande squadra e andiamo tutti i partiti per vincere, per fare punti, e questa è una cosa bellissima quando sai che sei forte e quando vai a affrontare queste partite per vincere, per fare punti. Ilia, che voto dai alla tua stagione? A parte che ci avevi promesso 4 gol, te ne mancano 2 in questo finale, quindi vabbè, c'è il Lecce, poi c'è il Sassuolo, sei ancora assolutamente in tempo e sono sicura che ce la farai. Ma che stagione è stata per te? Ma va bene, io non lo so, io all'inizio ho promesso 10 gol, ma all'inizio magari non cerco alibi, ma ancora un po' non se conoscevamo bene con squadra, giocatori non mi conoscevano bene, io non conoscevo giocatori.
E piano piano già tutti sappiamo tutte le nostre nostra qualità, mia qualità, qualità da altri giocatori, e ora come tempo passa miglioro tanto e spero che prossima stagione faccio questa doppia cifra, ma finora bene, non posso dire che non sono contento. Ci sono i messaggi per te. Uno è semplificativo, no? Non soltanto per la bellezza, ma per il peso specifico del gol contro la Juve. Che Ilia rimanga Udine ancora un anno o altri 10, questo grande gol resterà nella storia dell'Udinese. Bravo, ti scrive Max. Beh, è vero, grazie, sì. Quella, questo gol, quella partita resterà sicuramente nella storia dell'Udinese. E pensa, nella storia dell'Udinese un peccato non avere la curva nord dietro, che senza barriere no. Secondo me c'era, cioè, tutto. Nelle immagini che era, consegneremo ai posteri, mancherà... Mancherà tutta quella parte, mancherà il cuore vero del tifo friulano, che secondo me sia al suo gol, sia quello di Fofanà, erano tutti in campo. Entrava, sì, tutta la curva in campo. Tranne i juventini, che di solito sono tanti. Boh, ma, lì, ma in quel settore lì trovavano poco spazio. A me un'altra cosa che rimarrà impressa alla memoria è la corsa di Brunner sul, sì, gol di Fofanà. Sì, sì, sì. Si è materializzato lì. Ha fatto gol, Fofanà l'attacca e ha perso Brunner, è vero, è vero. Bibi, Michele, vengo da voi un attimo per parlare anche di futuro, perché insomma... in questo momento la salvezza è acquisita, ci sono due partite in cui sicuramente puoi migliorare, puoi confermarti, sentiamo di nomi che chiaramente interessano e piacciono a tutti, e sono quelli che abbiamo fatto, De Paul, Fofanà, Struger Larsen, insomma sono giocatori che potrebbero partire, potrebbe essere arrivato il loro momento, però non avete l'impressione che quello che è stato creato adesso possa essere veramente una base importante per ripartire, anche perché si riparte tra molto poco, no? Le vacanze sono poche, sono 2 settimane, quindi se hai questo spirito di squadra, questo entusiasmo, insomma, può essere una cosa positiva da portarsi dietro subito nella nuova stagione. Parto da Michele. Ma Giorgio, la risposta te la do in maniera chiara e abbastanza categorica. Il problema, come dicevamo l'altra volta, è che De Paul, secondo me, il quinto anno consecutivo non lo riesci a trattenere per questioni di mercato. Fofanà c'è l'Inter, però puoi trattenerlo perché se Conte non si presenta con un'offerta importante, Fofanà può restare. Mandragora lo perdi. Il problema vero, hai ragione, bisogna ripartire dai giocatori che hai e c'è poco tempo, bisogna capire cosa fai con Gotti, però ribadisco un concetto molto importante: il centrocampo rischi di rifarlo tutto e forse devi prendere un difensore, un attaccante e 2 centrocampisti almeno. Quindi l'Udinese in questo mese intenso di calciomercato, che per me va dal 3 agosto al 5 ottobre, l'Udinese deve fare 4-5 acquisti e potrebbe vendere potenzialmente per 60 milioni di euro, perché sappiamo il valore di Fofanà 25 e sappiamo anche quello di De Paul. Assolutamente, assolutamente. Bibi, tu già avevi detto qualche tempo fa che la ripartenza non poteva, diciamo così, per la prossima stagione prescindere da Luca Gotti. Hai ancora questo tipo di sentore? Si è potenziato? Cosa pensi che succederà? Assolutamente, mi auguro che lunedì la prima mossa sia annunciare la conferma di Gotti, che ormai piace a parecchi club, quindi... è anche logico accorgersene. Il calcio poi peraltro vive di momenti, di esaltazioni, per certi versi anche di mode, di manie, quindi è chiaro che Gotti, con quello che ha fatto e col personaggio che è, si è attirato l'attenzione di tantissimi. E diceva giustamente Michele che bisogna fare degli accorgimenti. Io penso che pur dandogli tutto il tempo per recuperare, quindi prima di novembre non lo potremo vedere, che Mandragora invece possa rimanere un altro anno all'Udinese. È ovvio che un giocatore come De Paul, per quello che si è visto in queste 10 partite in cui è stato davvero devastante, è un giocatore che può far gola a qualsiasi squadra di alto livello di Champions League, a partire dalla stessa Juventus, dove ha uno sponsor d'eccezione che è Paolo Dybala, che è uno dei suoi più cari amici, ma è chiaro che si scatenerà quasi un'asta, perché se l'anno scorso c'era ancora qualche remora, qualche dubbio, quel che ha fatto vedere, io credo che De Paul in questa seconda fase sia stato forse il miglior giocatore del campionato. Quindi, mentre vi rubo un secondo, visto la presenza di Ilia, per chiedergli una cosa, perché proprio prima di ripartire Gotti mi aveva detto una cosa, mi aveva detto: guarda, abbiamo lavorato solo sulla fase offensiva,
Questi risultati si sono visti, perché è andato in gol Lasagna 6 volte, è andato, e Okaka ha stabilito il suo record portandolo a 7 gol in Serie A, e Ili ha fatto 2 gol importantissimi con una Roma, ricordiamo quello decisivo contro la Roma. Cosa è cambiato nella metodologia di lavoro e perché questa squadra adesso in attacco produce tantissimo e ha segnato praticamente in ogni partita, oltre a confezionare i 13 clean sheet di Musso, che sono il fiore all'occhiello di questa stagione? Media goal post lockdown 1.4, media goal pre lockdown 0.8. È chiaro che i numeri, insomma, sono cresciuti là davanti. Ilia. Sì, ma io sempre dico, quando squadra gioca bene, quando si crea tanto, anche si possono fare gol. Ma dopo lockdown abbiamo lavorato tanto su fase offensiva, su movimenti, su attaccare la palla, attaccare cattivi, più cattivi in area di rigore. E quando siamo sbloccati, prima siamo stati magari un blocco mentale da tutti gli attaccanti, dopo quando Kevin è sbloccato siamo tutti sbloccati. E veramente sono contento perché abbiamo 4 attaccanti forti e meritiamo anche noi fare gol, perché all'inizio non andava bene come volevamo noi tutti. E ricordiamo, tutto questo è arrivato senza uno straccio di rigore a favore. Unica squadra a livello in Europa. Europeo, ragazzi. Sì, sì, ma sì, sai, sapete cos'è? Che quest'anno se ne fischiano pochi, questo è il problema. Sì, pochissimi. C'è una casistica veramente... Vabbè, e che dobbiamo fare? L'Udinese è dovuta conquistare proprio ogni punto. Senza... Per fortuna, insomma, con merito si è vinto con la Juve, perché altrimenti si stava a parlare del rigore nettissimo di De Ligt. È vero. Io volevo chiedere una cosa a Bibi e a Michele, che in qualche modo ci guardano da fuori, perché qui... a volte parli di 26esimo anno in Serie A consecutivo e sembra quasi scontato, ma agli occhi vostri che ci guardate da fuori, come comunque una città provinciale, un posto anche abbastanza staccato dal resto del paese, cioè 26 anni consecutivi in Serie A non sono una cosa pazzesca? Chi vuole partire? Della precedenza del direttore, anche se annuncio che proprio sul sito oggi di Gazzetta.it abbiamo anche noi celebrato quella che è la notizia poi del giorno, che è, appunto, forse non si è esaltata più di tanto, ma 26 anni di fine in Serie A sono qualcosa di incredibile. Ma io sarò breve, perché l'ho scritto anche sul Gazzettino, nello spazio che mi viene dedicato il venerdì sul sabato. Io ti dico in maniera molto chiara, Giorgio, in maniera molto anche semplice, l'Udinese 26 anni consecutivi in Serie A, per molti, perché i ragazzi sono nati ovviamente negli ultimi 26 anni, danno per scontato un qualcosa che invece devi capire e dimostrare, che ogni anno è una conquista, è davvero lo scudetto dell'Udinese. Ma questo lo puoi fare perché hai una società importante che capisce di calcio, una proprietà che è innamorata di questa squadra e una tifoseria intelligente che, quando le cose non vanno bene, sì, si contesta, c'è qualche fischio, ma nulla di trascendentale. Faccio l'esempio con il Bari, che non è riuscito a raggiungere la promozione in Serie B, faccio l'esempio con il Palermo, che è ripartito dalla Serie D, faccio l'esempio con il Lecce, che purtroppo ritornerà in Serie B. Piazze anche importanti, ma l'Udinese è un modello europeo internazionale, e bisogna far capire a questi ragazzi, che hanno dagli 0 ai 26 anni, che è una fortuna incredibile. Io sono un tifoso dell'Avellino, sono nato ad Avellino e non ho mai visto la Serie A se non quando avevo 2-3 anni, eppure al Partenio si portavano 30-40.000 persone. L'Udinese e soprattutto i friulani devono essere orgogliosi e ritenersi fortunati di questa squadra che l'anno prossimo, per il 26esimo anno consecutivo, farà la Serie A, grazie a una piazza, ai tifosi e a una società e una proprietà che ha dimostrato in questi 26 anni, oltre che attaccamento, ma grandissima professionalità e competenza. No, è vero, e credo che vada ribadito con orgoglio, perché poi sembra che certe volte dici sì, siamo ancora in Serie A dopo 26 anni, uno ti dice vabbè, bella roba un cavolo, cioè, nel senso, questo è la premessa che hai fatto, come ci vedono loro da fuori, lo vedi, è diverso, perché qua diventa quasi un dato di fatto assodato, tanto va sempre da fuori, ci sono un sacco di realtà che ti guardano sbavando, ma non solo quelle che sono fallite, anche quelle che lo stesso Cagliari, ma ci mancherebbe altro, il Genoa, la Sampdoria, per la solidità patrimoniale, per la solidità, per la possibilità di avere calcio ad eternum qua, voglio dire. Dai,
ragazzi, non si può dar tutto per assodato e per scontato. Non solo, a fronte di tutto quello che abbiamo visto in questi anni di Serie A e dove siamo arrivati spesso e volentieri in Coppa, io chiederei solo questo a qualche tifoso, o comunque magari non a quelli che vanno allo stadio, quelli che vanno a restare a casa e contestano. Quando arrivano giocatori scelti dall'Udinese, non essere prevenuti a abbiamo preso questo perché non abbiamo preso quell'altro. Guarda della squadra di quest'anno, Musso, Sema, De Paul, Fofana, ma chi li conosceva? Forse Fofana perché ti aveva giocato contro un amichevole, voglio dire, perché l'avevi visto. Sì, forse aveva visto in Spagna qualche filmato su Rodrigo De Paul, mi ricordo quando è arrivato, grandissimo scetticismo su di lui. Quindi, visto quello che hanno fatto negli anni, nell'immediato Wallace, io leggevo anche in giro Wallace, che quindi quasi, quasi Wallace porta sfiga perché è retrocesso si leggeva anche, bravo, anche questo abbiamo dovuto sentire. Quindi voglio dire, visto che a sparare giudizi con la professionalità e la competenza profonda che in questi 26 anni l'Udinese ha fatto, ci si sbatte il muso, evitare, no? Sì, bisogna, tu dici, fidarsi un pochino di più, no? Lasciamoli lavorare, infatti, cioè, probabilmente parlano, ci prendono, no? Voglio dire. Infatti, è vero, parlano infatti. Poi è chiaro che tutti vorremmo tornare in Europa, che abbiamo vissuto, altro, ma la piazza ha vissuto stagioni pazzesche, bellissime, indimenticabili, ma non sono scontate. Non è così semplice. La Serie A te la devi conquistare ogni anno. Non è un diritto acquisito restare in Serie A per 27, 28, 29 anni, eh? No, assolutamente, assolutamente. Ilia... Sì, no, c'era Bibi che voleva intervenire, dimmi Bibi. Sì, no, solo una battuta al volo prima poi di tornare al lavoro, riferendomi proprio, rifacendomi a quello che diceva Massimo Campazzo. Fino a 7 anni fa questa squadra è stata in Europa, ci è andata per 4 stagioni di fila, tra Champions League e Europa League, e di quello che oggi si esalta dell'Atalanta, l'Udinese l'ha fatto 7 anni fa, e in modo praticamente uguale, con costanza, con continuità, e questa va sempre ricordato, è la ciliegina sulla torta, insomma, il fiore all'occhiello. Speriamo che con come ho scritto oggi, con 2 piccoli accorgimenti, i Pozzo possano nella squadra della loro città fare un qualcosa di importante per arrivare ai 30 anni. Sarebbe straordinario. È vero, è vero. Beh, questo è sì, questo è un bell'augurio. Allora, Bibi, ti lasciamo andare a scrivere e a lavorare. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Naturalmente domani, insomma, sempre ampi spazi sull'Udinese. Celebreremo sicuramente il talento incredibile di De Paul, ma faremo anche riferimento a Ilia e al suo gran momento, perché siamo contentissimi che Ilia si sia sbloccato quei gol, anche se il suo ha sempre cercato di darlo, e come abbiamo detto nelle altre puntate, in questi anni è sempre andato in doppia cifra, e quindi questo è il primo, ma lui già ci promette che il prossimo farà di tutto per esserci. Ma l'importante è che abbia dato un gran contributo, come lui ha detto, con questa squadra che gioca a calcio, e quello che ci ha ricordato su quell'azione della Juventus deve far molto riflettere, perché fa capire che non è solo contropiede, come diceva, ma è veramente tanto lavoro di gruppo e di staff e di tutti. Quindi Ilia, domani leggi la Gazzetta, perché si parla anche di te, ok? Ciao, okay, Bibi, vabbè. Ciao Bibi, buon lavoro. Ciao, grazie. Ilia, io volevo chiedere proprio questo a te, perché poi si parlava di salvezza, di traguardi, di Europa, eccetera. Noi però la sentiamo spesso l'ambizione, soprattutto di Giampaolo Pozzo, ogni volta che parla dice io in Europa ci voglio tornare. Voi la respirate l'ambizione a, insomma, a traguardi maggiori da parte, insomma, da parte della società? Sì, ma io vi dico che Udinese è una società molto organizzata, e con questo come organizzata devi giocare in Europa, perché questa società permette tutto ai giocatori, abbiamo tutto. E speriamo che in prossimi anni, che piano piano che Udinese torna dove ha giocato prima, in Europa. Va bene, avete delle ultime curiosità, poi lo lasciamo andare, abbiamo un sacco di altri temi di cui parlare anche con Michele. Vai Max. Ilia, hai visto che chi fa gol alla Sampdoria fa il gesto del VAR, come hai fatto tu contro la Sampdoria? Ha fatto Lucas Lehrager nel derby, perché gli avevano annullato un gol, e ha fatto la tua stessa esultanza. E altra cosa che ti domando è questa, avevi promesso 5 gol, ti ha chiamato per caso Goran Pandev chiedendo un gol a Lecce?
mi aveva due gol volte. No, uno, due. Per arrivare a 5. No, però come ha detto al Gazzettino, quello con la Juve vale 3. Perfetto, allora... Però in realtà aveva detto 4-5. 4-5 ha detto. Quindi, ecco. Io ho detto 4-5. Ho fatto 2 e contro Juventus 1, che vale 3 perché De Maio così mi ha detto, sono 5. E ora se faccio un altro gol già sono non sopra. Non è che ti passa la fame, no? Torniamo alla somma e agli addendi. Qui ora ce l'ho più fame, ora ce l'ho più fame. Va bene. La fame non ti manca. E qual era l'altra domanda? No, il gol con il VAR. Ti hanno imitato? È normale. Uno forte si imita sempre. chiedi diritti. Max, volevi dirgli qualcosa? No, solo ribadire i miei complimenti. Che continui così con la sua gioia. Come stai esprimendo la gioia? Come l'abbiamo conosciuto qua? Cioè, è bello perché la si intravede anche nel campo, adesso anche che si sente tutte le voci, si sente quanto lui stimola i suoi compagni e quanta voglia ha di calcio. Grazie per complimento. Sì, la gioia è una... si vede in effetti, si vede. Ti abbatti mai tu, Ilia, quando ci sono i momenti difficili, anche magari in campo, con la squadra? Ma no, sempre dobbiamo tenere testa alta anche in momenti difficili, ridere perché quando pensiamo positivo cose si possono migliorare, non dobbiamo dopo primo ostacolo abbassare la testa, secondo me. C'è una dedica per chiudere, per questa salvezza? C'è qualcuno che se la merita, secondo te, in maniera particolare? Questa salvezza se la meritano tutti, persone che lavorano a Udinese Calcio, iniziare da fisio, magazzinieri, medico, staff, presidente, direttori, tutti, perché veramente abbiamo un po' sofferto ultime partite, ma questa squadra non merita giocare per salvezza, merita un pochino di più perché abbiamo veramente una grande squadra. Perfetto, vai, c'è un messaggio? Chiudiamo con una domanda, sì, una da domanda. Casa per vai. Nesto. Nesto, perché sei scarso al gioco Parchisi? Che cos'è? Sì, ma questa domanda è scritta o Fofana o De Maio, sicuro. Ma no, ma dai. No, veramente vi dico, ultima trasferta a Cagliari. Giochiamo in aereo, giochiamo in camera e giochiamo dopo partita in aereo. Veramente ieri questa partita ho perso io, ma contro Juventus è ultimo stato De Maio. Unico che vince sempre Fofana, perché Fofana vince perché parlano loro due francesi e giocano contro Macedonia, è difficile capirli cosa fanno e giocano contro di me sempre. E in effetti non è equo, insomma, non è equo. No. Va bene, era De Maio comunque. Era De Maio, così togliamo anche o De Maio o Fofana, sicuro. Gran gruppo però, Gran gruppo. Si respira davvero una bella aria, una bella armonia e noi veramente vi auguriamo questo di... Questo significa che De Maio guarda. Sì. Vedi? Sì, certo. Segue il suo compagno, i suoi amici segue. Bravo, Seba. Ti controlla. Bravo. Già mi ha mandato un messaggio che parlo male italiano, ma va bene. piano imparo. Va bene. Ilia, noi ci aspettiamo ancora 1-2 gol, va bene? Poi il prossimo anno recuperiamo tutti quelli che non sono arrivati quest'anno, cioè, siamo sicuri che ce la farai. Vi prometto. Va bene, perfetto. Grazie mille per essere stato con noi, Elia Nestorowski, grazie, buona serata. A voi. Ciao. Buona serata anche a voi. Ciao. Allora, c'è una caterva di messaggi adesso che riguardano Michele. Ora... Sì, Michele, puoi immaginare l'argomento. Chiaramente siamo, insomma, ne abbiamo mille nomi da sottoporti. Che facciamo? Vogliamo andare in prima pubblicità? Quanto tempo c'hai per noi, Michele? Allora, comunicazione di servizio per Giorgio, ho raggiunto il mio obiettivo, quindi quanto vuoi. Ok, va bene, poi un giorno lo spiegheremo. Intanto, comunque, avete notato la bronzatura di Criscitiello? Sta superando Tavian, ragazzi. No. Ho capito, tutto agosto sarà a Milano, ragazzi. Superando Tavian. Da lunedì c'è il calciomercato. Da lunedì c'è il calciomercato.
Calciomercato. Tra l'altro anticipo che noi saremo ovviamente in diretta ogni lunedì, anche di agosto, e quindi con Michele parleremo di mercato e di tutto quello che succederà in questa estate breve per quanto riguarda i tempi del calcio, perché poi si ricomincia subito. Però adesso andrà in pubblicità, perché dopo c'è tutte le domande di mercato, mille nomi, tutto quello che riguarda il futuro, e c'è un argomento che ricorre nei messaggi, che è Watford. Tra poco torniamo con Michele Criscitiello, i nostri ospiti e i vostri messaggi. Allora, eccoci qua, di nuovo in diretta al Tonight. Prima di catapultarci sul futuro, con tante domande in chiave Watford, dobbiamo dirlo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di mercato. Ora ne parleremo con Michele. C'è però una cosa che dobbiamo dire, ci siamo dimenticati prima nel valorizzare, insomma, quelli che sono stati i protagonisti di questa salvezza, ci siamo dimenticati di nominare Bram Neuting, che invece va nominato. Purtroppo ha lasciato il campo anche lui, infortunato, ma quasi da eroe, Jacopo. Perché dobbiamo pagare il dazio di un giocatore che perdiamo ogni partita. Sì, è una nuova regola della Serie A ad hoc per l'Udinese. Rivediamo anche Altacci il momento dell'infortunio, perché è stato davvero molto molto sfortunato. Ecco, qui è la distorsione alla caviglia, che è il problema, diciamo così, principale. Lui ha avuto questa distorsione, per fortuna si tratta di una distorsione. È chiaro che non giocherà più, perché abbiamo tra sei giorni, in sei giorni due partite, certo, non recupera in sei giorni. Per questo, come ha scritto anche lui sui social, la sua stagione è terminata qui. Detto questo, però, un dettaglio che abbiamo ricostruito proprio adesso è che Bram si era già fatto male prima di arrivare alla distorsione alla caviglia. Questo gli ha fatto un ulteriore encomio. Perché non solo la grande prestazione, la continuità di grandi prestazioni post lockdown, ma anche prima, da quando è stato chiamato in causa da Gotti. Ma ricordate inizio partita, dopo tre minuti, contrasto a centrocampo con João Pedro, si era fatta una piccola frattura a un dito del piede. Pensando. Aveva giocato altri 20-25 minuti e ha alzato bandiera bianca solo sulla distorsione alla caviglia, che resta il problema principale. Pensate, questo è un dettaglio che abbiamo ricostruito adesso. Squadra già salva, prima di scendere in campo, ti fai male, ti rompi un dito, non credo faccia poco male rompersi un dito, insomma, cioè magari l'adrenalina del momento un po' tampona, però ti fa male. Rimani in campo perché vuoi esserci, poi ti rifai male, esci comunque triste perché sai che non potrai finire la tua stagione, ma che attaccamento è questo? Cioè, queste sono le cose che poi, al di là delle vittorie e delle sconfitte, del piazzamento in classifica, credo ti facciano essere orgoglioso della tua squadra del cuore. Parlo così, nelle questo vesti è uno di dei giocatori tifoso, che no? Qualsiasi tifoseria vorrebbe, e per cui ti innamori perdutamente del gioco del calcio, perché è una specie di Navy Seal. Sì. C'è sempre, parte dal 6,5, sai già che sotto difficilmente vai come voto, sorride sempre, fa una corsa in più per gli altri con il sorriso sulle labbra, implacabile marcatura, pochissimi falli, hai visto cosa ha combinato a Cagliari in termini di attaccamento, ed è un giocatore a mio avviso da grandissima squadra, non che voglio dire lo voglia lontano da Udine, capiamoci bene, vorrei che finisse la carriera qua, ma questo ormai ha già una caratura e sappiamo da dove proviene anche, ragazzi, questo è un giocatore fortissimo. Siccome le prestazioni sono continuamente ottime, passa qua il sottosilenzio. Ce l'aspettiamo, non sei mezzo a Neuting. Sappiamo che giocatore è. Bravissimo, bravissimo. Maritava davvero di essere citato. Allora, andiamo con i messaggi. Partiamo da una domanda. Vai, che è ricorrente. È molto, molto ricorrente. Per Michele. Ti chiedo, Michele, quanto è accaduto al Watford ieri? Quanto inciderà, se inciderà, e in che proporzioni sulle strategie di mercato e sulla sinergia tra i due club? Ma io provo a dare una risposta che abbiamo dato già nel corso di questi anni e anche dei mesi. Io credo che il Watford era, è e sarà un'opportunità per l'Udinese, ma lo dico, credetemi, ve lo dico con il cuore in mano, perché quando devo dire qualcosa la dico, ci metto la stessa faccia che sia Udinese TV, che sia tutto Mercato Web, che sia Sport Italia. Cosa ha fatto il Leeds? È stato promosso in Premier. Il Corriere della Sera intervista il patron Radrizzani, che io conosco molto bene perché arriva dal mondo dei media, è proprietario tra l'altro di Leven, faceva parte di Media Partners, insieme a Silva ha venduto a tanti milioni di euro anni fa. La prima risposta, se leggete il Corriere della Sera, dice: io vorrei fare un modello Premier, Italia, Bundesliga o un altro paese, per avere un polo di tre club proprio come ha fatto l'Udinese. E stiamo parlando di uno che ha appena conquistato la promozione dalla Championship alla Premiership, un modello che Gino Pozzo ha vissuto, ha visto, ha conosciuto, ha consacrato negli anni. Arrivo alla risposta. È naturale che c'erano dei pro e dei
pochi contro, ma tanti tanti pro nel progetto tecnico calciomercato sportivo tra Udinese e Watford. Paradossalmente, con la retrocessione in Championship, ci potrebbero essere in maniera parziale tra la Serie A italiana e la Serie B inglese, anche se secondo me per il giocatore che circola tra Watford e Udinese ci può essere ancora una sinergia forte. Ma il Watford che retrocede in Championship è come un palazzo a Milano, in Corso Venezia, se volete in via Monte Napoleone. Lo stai ristrutturando, ti fermi un anno, lo ristrutturi l'anno dopo e poi finirà con un anno di ritardo, ma il palazzo non crolla. Esatto. Cosa significa? Che il progetto Watford non crolla, il progetto Watford non finisce, ma attenzione, perché Watford è solo un bene per l'Udinese, e lo dico perché è attrazione per tanti giocatori che potrebbero arrivare o al Watford o all'Udinese con la speranza di fare la Premiership. Chiudo dicendo, e poi rispondo alle altre domande, io 14 mesi fa ero a Wembley alla finale della FA Cup tra il Manchester City e il Watford. I tifosi del Watford dicevano, e quando ho parlato con qualcuno a tavolo in un'organizzazione societaria, credetemi, perfetta, in modello British, tutti dicevano esclusivamente l'Udinese, che modello l'Udinese, che bello. A me cosa piacerebbe? Che l'Udinese possa fare in futuro, e soprattutto alcuni tifosi, non tutti, possano vedere il Watford come i tifosi del Watford vedono l'Udinese. E mi auguro che tra 12 mesi il Watford meriti e giustamente torni nella Premiership, che è il campionato che gli spetta. Sì, in realtà abbiamo così letto delle cose che magari andrebbero anche un attimino smentite, no? Perché si pensa già che adesso l'Udinese venda i suoi pezzi migliori al Watford, li faccia andare là per la risalita, o addirittura si parla di perdite di soldi Watford, perché ora dovrà ripianare l'Udinese. Insomma, si sta facendo una confusione su sta storia pazzesca. No, però scusa Giorgia, scusami se voglio essere veloce, perché prima sono stato lungo e non ho rispettato i tempi televisivi, mi scuso. Ma tu mi devi spiegare, prima erano in Premier e all'Udinese non andava bene, adesso in Championship all'Udinese non va bene. L'Udinese può soltanto trarre dei vantaggi dal Watford. Queste storie, poi, quando diciamo qualcuno dice, ma qualcuno chi? Il popolo del web non fa opinione, il popolo dei social non fa opinione, la critica che strumentalizza alcuni argomenti non fa testo. Io credo che gli addetti ai lavori, e ripeto, come la domanda precedente, anche qui la risposta da uno che vive a Milano e vive il calcio lontano da Udine, ma con un occhio particolare in Friuli, perché siete ed è un modello da seguire, ma la gente dice siete avanti anni luce, perché l'Udinese è avanti anni luce. Adesso il Watford non era un problema prima, non sarà un problema adesso, è soltanto un modello di business da seguire, che trasformato in modello tecnico per l'Udinese, ma anche per il Watford stesso, è un vantaggio. Vedi Okaka e vedi tanti 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 altri esempi, ci sono stati e ci saranno ancora. Giorgia, che ne pensate? Ma io ti dico che se si potessero comprare le azioni del Watford le comprerei a man bassa, perché la penso esattamente come Michele. È un progetto che andrà avanti, lo compri adesso che c'è ovviamente un contraccolpo in termini di retrocessione, ma sai già dove sarà fra qualche anno. Fosse quotato il Watford FC, fosse un titolo azionario, lo comprerei a man bassa. Io invece non ragiona con la finanza, ma col cuore paragonerei quello che ha detto Michele, che l'ha spiegato perfettamente, lo paragonerei alle critiche che vengono fatte quando vengono acquistati i giocatori, tanto criticati per poi essere venduti ad un valore di 8 volte tanto. La stessa situazione è quello che succede al Watford, come l'ha spiegato bene Michele adesso. Attenzione che non sia solo un momento di ristrutturazione, esatto, dove tutti andiamo a vedere solo la parte adesso retrocesso, chissà, viene fuori il disastro, perché vedi, tutti solo in maniera negativa. Proviamo a vedere invece, come ha spiegato Michele bene, la parte positiva, quella che potrebbe essere. Cominciamo a vedere realmente un qualcosa molto più in là, non troppo vicino. Noi abbiamo la fortuna di vedere da vicino, no? Altri parlano, per sentito dire, ma non vedono cosa c'è dietro, no? Praticamente. Vedono lo spettacolo, ma noi vediamo anche cosa c'è dietro il tendone, no? E quindi ci rendiamo conto della dedizione, della meticolosità, dell'applicazione, della giusta ambizione che hanno, giustamente, per un progetto imprenditoriale inglese. Dove pensate che sarà il Watford fra qualche anno? E se l'Udinese ne beneficerà o no? Nella risposta, nella domanda c'è anche la risposta. Ma lo quindi dice è inutile. Storia, ma lo dice la storia. Cioè, Sema, Zegelar, Okaka, Berami, ragazzi, non sarebbero venuti qua.
Ma vedi, una famiglia veramente di imprenditori veri, dove hanno portato solo al guadagno, ok? Cioè, vuol dire che qualcosa di molto più lungo l'hanno visto, ma anche, ma anche rischiando. Quello che adesso viene decantato che fa la Red Bull. Sì, ecco, bravo, bravo. Cioè, ragazzi, sì, sono arrivati prima. Sono arrivati, certo, prima, su quel, ma questo vuol dire, cioè, sai, avere una genialità nel mondo imprenditoriale. Però non è da tutti vederla così lontana. Esatto. Ragazzi, lo stadio di proprietà c'era la Juve in Italia, giusto per darti un'idea, e ci siamo noi, cioè, abbiamo un attimino pazienza, no? Va bene, altri messaggi per Michele, vai! Il mercato, naturalmente, sì, tiene tantissimo banco. Su De Paul ci ha già risposto, idem su Fofana. Un tifoso della casa è un po', si è un po' preoccupato, Michele, perché alcuni giornali tra ieri e oggi scrivevano di una offerta, di un sondaggio quantomeno del Napoli nuovamente su Lasagna, che già non è una cosa che viene fuori adesso per la prima volta, già 2 anni fa c'era questa prospettiva. Ho capito, però se prende Lasagna mi dovete spiegare, e non voglio fare la rima, Petagna cosa fa? Petagna è arrivato per fare la riserva della prima punta. La prima punta sarà Osimhen probabilmente, anche se non sarà Osimhen ne prenderanno un altro. Comunque secondo me prenderanno Osimhen e ci piazzano dentro una trattativa a Carnedis. Osimhen ti costa 50 milioni di euro, Petagna ti fa la riserva di Osimhen, Lasagna dove lo metti? A fare la riserva di Petagna o Petagna fa la riserva di Lasagna? Scusate, mi sono incartato con il gioco di parole, però alla fine è così. Però mi sembra abbastanza chiaro che delle due l'una. Io credo che il discorso Napoli sia finito, oppure il Napoli già boccia Petagna come visto Osimhen e va su Lasagna, ma non credo. Io sinceramente, siccome il mercato è molto ridotto e lunedì iniziamo con la full immersion di mercato, io credo, in poche parole, che l'Udinese deve vendere De Paul. È giusto per i ragazzi, è giusto per l'Udinese, bisogna fare mercato dopo 4 anni. Può vendere Fofana, non deve vendere Fofana. Può vendere Fofana se l'Inter arriva a 25-30 milioni, non deve vendere Musso, lo deve vendere tra un anno, deve prendere 2 centrocampisti, deve prendere forse un difensore e probabilmente un attaccante. Questo è lo scacchiere dell'Udinese sul mercato. Per quanto riguarda, e chiudo la parentesi Watford legata al mercato e legata anche all'Udinese, io non sono mai stato uno che dice le cose perché le deve dire e non sono mai stato uno che viene telecomandato, ma Gino Pozzo nella mia vita l'ho sentito 2 volte, sentito uno e visto una volta dopo un Lazio-Udinese in un ristorante di Roma dove era in compagnia di un procuratore e mi sono permesso di salutarlo. Quindi non ho rapporti diretti, non ho una conoscenza diretta di Gino Pozzo, ma stiamo parlando, e lo dicono gli addetti ai lavori in Europa, non in Italia, del numero uno come intenditore di calcio in Italia. Io personalmente mi fiderei di quando prende un giocatore, come fa storia all'Atalanta con un grande direttore sportivo, l'ho dimostrato al Chievo Verona, lo sto dimostrando all'Atalanta. Quando prende un giocatore è naturale che se ne prendi 20 il rischio di 2 buchi li puoi avere, mi sembra abbastanza chiaro, però sulla totalità e sulla maggioranza per quanto riguarda i calciatori sconosciuti che li prendi a 100.000 e li rivendi a 20 milioni di euro, è la dimostrazione che sai fare l'imprenditore, ma soprattutto è una cosa, un dono innato da Dio, che è l'occhio per il calcio, che purtroppo non tutti, anzi in Serie A nessuno ha, tranne Sartori e tranne Paratici. Ancora sul Watford, in tema anche di opportunità di mercato, sì, tantissime domande, Michele, su Pereira, sull'eventuale ritorno di Pereira. Secondo me è una trattativa fattibile perché è un giocatore che, ma ripeto, ora è ancora presto, ma adesso si inizia a fare mercato e da lunedì lo facciamo seriamente. Però fare il mercato in infradito è un po' complicato. Per quanto riguarda Pereira, un giocatore che l'Udinese voleva riportarlo a Udine già lo scorso inverno. Ci sono dei presupposti, l'Udinese sta valutando, potrebbe valutare delle ipotesi, ma non deve essere un colpo per la piazza, deve essere un colpo strategico per l'economia tattica della squadra. Se l'Udinese riterrà opportuno, eventualmente dovesse uscire De Paul, dovesse uscire Fofana, dovesse uscire Mandragora, allora si può inserire un giocatore così. Ma io credo che comunque ci siano diverse opportunità che questa trattativa dopo 6-12 mesi possa entrare nel vivo. Vai, ultimissima. Ultimissima di mercato, visto che c'è Udinese Lecce, tanti ci chiedono anche di Barak. Ti chiedono, Michele, anche di Barak, se è destinato a rientrare a Udine. Deve tornare. Barak è un talento. Barak deve tornare, mi incateno alla Dacia Arena se non si punta su Barak.
non parlo con Gotti, non parlo con Pierpaolo Marino, non parlo con Collavino, non parlo con Pozzo, però glielo sto dicendo in televisione, ma Baracca è un giocatore che a me personalmente piace tantissimo, ha avuto problemi fisici, giustamente l'hai mandato a fare una fase di rodaggio a Lecce. Poi se vogliamo diciamo due cose su Sampdoria a Genoa, ma è meglio di no perché siamo comunque in una televisione di un club e quindi facciamo le persone serie, lo dirò su Sport Italia, ma il Lecce secondo me meritava di restare in Serie A nonostante purtroppo qualche caduta, ma è una squadra, è una società seria, ma il vero problema è che Barak doveva fare una fase di rodaggio, ad Udine non c'era spazio, non si poteva puntare su di lui in questi sei mesi, ha fatto un rodaggio a Lecce, adesso deve essere una base per l'Udinese perché ti toglierai delle grandi soddisfazioni con Barak, è un giocatore che unisce qualità, tattica, tecnica e duttilità e secondo me può dare delle grandi soddisfazioni già il prossimo anno. Va bene, vuoi l'ultima? Questo che vedi in bassa frequenza? Ah sì, ora c'è andiamo a sentire le due campane, Siamo due campane, perché ci sono due diversi messaggi che ci dicono ben vengano se i problemi del Watford si chiamano Berami, Ken Sema, Stefano Caca e Marvin Siglar, ben vengano i tra virgolette problemi. Però Giorgia, diamo spazio anche alle critiche, perché chiamano in causa Michele e Kums, Peñaranda e altri bidoni vengono addirittura definiti, termine che io, vabbè, aborro, ha affibbiato un giocatore, ve li siete dimenticati? A Londra spunta giallonera, si sono dimenticati di Udine. No, però scusami un attimo, adesso non vorrei riscaldarmi anche perché già fa caldo qui, però ti dico, io ci metto nome e cognome, mi chiamo Michele, faccio cognome Priscitiello e ti dico da dove vengo e come, con chi sto parlando, dimmi nome e cognome e io rispondo alla persona, perché altrimenti è troppo facile sparare sulla gente e dire delle cose che non corrispondono alla realtà dei fatti. Io è ovvio che ti dico, da uno che fa il calciomercato da 15 anni, qualcuno ha visto che nessuna società ha avuto dei bidoni? Mi sembra abbastanza chiaro che ci siano stati dei bidoni, mi sembra abbastanza chiaro che ci siano stati non dei bidoni perché è un brutto termine, ma degli errori in sede di calciomercato, dei giocatori che non si sono integrati nel progetto. L'Atalanta li ha indovinati tutti? La Juventus li ha indovinati tutti? Il Milan che aveva bocciato Ante Rebic che adesso è risorto l'ha indovinati tutti? Quindi ma di cosa stiamo parlando? È naturale che su 20 giocatori 3-4 li sbagli, perché altrimenti non chiamiamo l'Udinese, non chiamiamo Watford, non chiamiamo Marino, non chiamiamo Gino Pozzo, chiamiamo, scusatemi il termine, Dio, che ci può dare una mano per prendere 20 su 20. Quindi è ovvio che ci saranno altre 20 trattative, 15 vanno in porto e 5 vengono sbagliate, ma stiamo parlando di una percentuale clamorosa, solo chi non fa calcio può mandare questo messaggio, scusatemi. Sono d'accordo, solo chi non fa calcio e chi probabilmente parla a prescindere, no? Senza valutare un pochino. Il discorso che facevamo all'inizio, tutto quello che ha detto Michele da sottoscrivere, in più ci aggiungiamo, se nonostante 26 anni, se nonostante tutte le qualificazioni europee, se nonostante tutti i giocatori che hai visto, mandi un messaggio che era, del genere, che era quello che poi ripetevi proprio tu ieri, perché ti è arrivato l'unico messaggio fuori dal coro, diciamo, che l'ho così, letto, simile. Siamo sempre così, siamo, esatto. Dico ragazzi, va benissimo. Ti ascoltavo da casa. Certo, evidentemente nessuno è profeta in patria, perché altrove, fuori, valichiamo il Tagliamento, tutti quanti vorrebbero avere una gestione di questo tipo, e ci ha fatto gli esempi delle due società di Genova, Michele, e figuriamoci, qua qualcuno dice cose del genere, che ovviamente in democrazia sono assolutamente rispettabili, ma assolutamente non condivisibili. Tanto. Va bene, abbiamo migliaia di messaggi, Michele, veramente, però migliaia. Lunedì sarai di nuovo con noi e lunedì sarà pure finito il campionato, chi lo sa, insomma avremo magari qualche certezza in più e soprattutto saremo tutti ormai proiettati al 100% sul calciomercato, su quello che succederà. E quindi penderemo dalle tue labbra. Volevi leggerne l'ultimo? No, a proposito di nome e cognome, Luca Curva Nord scrive un lunghissimo messaggio, faccio una sintesi, teniamoci stretti i Pozzo, pensate alle tante proprietà anche straniere che stravolgono i club e vediamo cosa succede. Ma Luca, nome e cognomi, tutti i fallimenti del Triveneto, non abbiamo tempo di enumerarli, ragazzi, sì, scusate, è vero, lo ribadisce tre volte, leggetelo, teniamoci stretti pozzo, comunque teniamoci stretti il modello. Adesso qualcuno parla del modello Verona, il Verona negli ultimi 26 anni forse ha indovinato due stagioni, tre, 4, non 26 consecutive, quindi il modello per me non è il Verona. Al Verona auguro un altro campionato come questo. Juric è un grande allenatore, ma l'anno scorso a due minuti dal 90esimo erano ancora in Serie B, quindi i progetti per me, con tutto il rispetto, e lo dico perché so che ci seguono anche a Verona e quindi anche a livello nazionale, il Verona quest'anno ha fatto un grandissimo campionato,
ma il modello non è il Verona, il modello come si sta strutturando l'Atalanta, il modello per me è l'Udinese che regge 26 anni in Serie A, non può essere un anno sì e forse un anno no. Quindi attenzione a parlare di modelli, perché per quanto mi riguarda l'affidabilità della società viene prima di un'annata positiva. Goditi gli ultimi giorni di ferie, Michele. Ci vediamo lunedì col mercato a raffica, ok? Ciao ragazzi, grazie a tutti. Michele. Ciao, grazie. Ciao, ciao Michele, ciao. Buona serata. Allora, vabbè, vogliamo leggere ancora un po' di messaggi, poi andiamo anche a parlare di De Paul, perché caro Moras, cioè, ti abbiamo deriso, ti abbiamo, sì. No, beh, ti abbiamo qualche volta, sì, no, vabbè, ti abbiamo contraddetto, ti abbiamo detto, ma sì, cosa stai francamente dicendo? Non lo, ma io gliel'ho detto e invece, in trasmissione. Caro Moras, avevi ragione, Giorgio. Tu. Ma, De Paul è meraviglioso. Lui ha fatto all in al buio. Posso dire, lei. Però, ragazzi, perdonatemi, abbassiamo un attimino il tono. Andiamo, Moras, anche, di Moras. Giorgia, anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora giusto. Ma smettila. Che cattivo. Che... No, scherzi, adesso torniamo seri. Guarda che ci ha visto molto molto lungo, perché francamente io... Certo, ha fatto l'in al buio, un grande... È stato bravissimo, perché in quella posizione, anche se lo si è visto in nazionale, pensavo, vabbè, ho capito, nazionale una cosa... No, ma nazionale è diverso, è a sì, due, quindi a è, due, stato, è stato due. Ancora più lungimirante. Ancora più lungimirante, perché l'ha visto qua, sì sì è vero, a due, con Paredes, ok, bravissimo, che vuoi che ti dica, bravissimo. Mi piace tantissimo. L'altra sera. Io? No, grazie. Beh, c'hai gli occhi a cuore. Sì, però, no. però io non voglio spezzare il tuo entusiasmo. È tornato Wallace, ieri ha giocato. Ma ti dico, va benissimo, perché brevemente. Se tu vai a valutare le due partite, la costruzione dell'Udinese da ieri era tutta fatta sul centrodestra. Ma è vero che prima di prendere sonno gioco. Ti riguardi la partita? Sempre. Sì. Quella della Juve sempre. Ah, però siccome lo voglio bene... Io oggi pomeriggio per 3 ore ho saccheggiato Y Scout e sono arrivato a 64 clip di De Paul Play contro che la ora Juventus. Vedremo tutte. Viva la vita, avete impegni. Salutate un caffè, ragazzi. No, ne ha selezionate alcune, solo per così, per farti godere, si può dire, vai Jacopo, vai. Oddio ragazzi. Non lo sapevo, è felicissimo, hai messo la musichina, dice apposta per te. Allora, partiamo da un'impostazione di De Paul Play, siamo al 31esimo di Udinese Juventus, prende palla al centro, sbaglia il primo controllo, a pressione del suo amico e compagno nazionale Dybala, sposta avanti il pallone con l'esterno e dà subito lo sfogo alla manovra, se la fa ridare da Fofana e riavvia il palleggio, tipica skills da play, detto bagiante? No, anzi. Quindi vuol dire che no, ce l'ha, c'è quella giocata lì, è una giocata che abitualmente ti fa il Jaialo, non puoi fare un paragone perché è nato e cresciuto in quel settore, lui prende palla, sbaglia il controllo, attaccato, la tiene, la scarica, la rivuole per dare lo sfogo e ricominciare l'azione. È la visione testa da play. È la visione anticipata che ha come giocatore in quella posizione lì. E poi ti faccio vedere due ipotesi di costruzione firmate Rodrigo De Paul. Sempre partita con la Juventus. Qui l'uomo lo salta Fofana, lui prende la palla e detto, ragazzi, stiamo calmi, ricominciamo da dietro, legge che c'è una pressione ben coordinata, forse una delle poche volte della partita, di Dybala e Ronaldo, due, ricomincia indietro al centrale difensivo, l'appoggia a De Kong e l'Udinese ha margine di ricostruire la manovra. Dote caratteristica che riesce che subito dimostra, questo è il quinto del primo tempo, ha preso palla, parte in mezzo ai centrali difensivi, bassa il ritmo e dà indicazione addirittura con la mano, invita Becao a salire, gli detta lo scarico e organizza lui. E organizza lui tutta la manovra. Poi qui c'è una gran giocata di Fofana che me ne incontro, apre a sinistra, però chiama il tempo di gioco. Quindi vuol dire che lui lo fa sempre, perché comunque l'Udinese sviluppa spesso e volentieri, come dicevi tu, dove c'è lui, sul centrodestra. Però lui qua ci mette qualche ciliegia sulla torta, la prerogativa del play, e si abbassa addirittura tra il centrale, come faceva ad esempio De Rossi. Sì, sì. Beh, se tu lo vedi quanti palloni lui ha toccato, poi l'altra mossa vincente, l'altra cosa bellissima è stata quella di Sema, portato all'interno, e queste due mezzali davanti a De Paul con una corsa, uno strappo, un attacco, sempre in questa zona di rifinitura tra le linee della squadra avversaria, sono due giocatori che hanno fatto veramente la differenza, sia Fofana altrettanto Sema, che poi insieme a Ziegler, Sema si allargava, Ziegler viene all'interno, ma perché questo è un gioco che Gotti
l'ha catalizzato e lo stesso lo fa Larsen, che diventa sempre una punta aggiunta, ma andando all'interno non vengono più guardati gli esterni solo da corsia. E soprattutto gli esterni adesso vengono guardati che vanno all'interno, sì, tanto. Sì. Ed è una moda che c'è tanto in Germania e in Bundesliga già da 2-3 anni. Sta arrivando anche in Italia in Premier. È un calcio con una visione molto più lontano. Con la nota a margine, crescita di Ziegler le ultime due partite. Sì, sì. Tante critiche dopo, giustamente anche dopo il Genoa, cresce anche lui giocando migliora, perché il giocatore è stato preso perché ha un valore, però con la continuità del gioco vedi che anche lui sta diventando un giocatore importante. Il gol che viene fatto da Nestor Rocchi sul tuffo di testa, fanno una sovrapposizione con Sema da mezzala che si allarga prima. E come vi hai detto tu prima, con lui che gli va in sovrapposizione e portano sempre, ma questa è una cosa costruita, un 2 contro 1 sempre sul terzino della Juve. Era un 2 contro 1 continuo con questo modo di allargarsi. Gli fa bene a Zegler avere Sema vicino, eh? Gli fa molto bene. Vedi, il 2 contro 1, il 2 contro 1 esterno. Si conoscono anche. Si conoscono e si completano. Sì, ma vedi, il 2 contro 1 esterno costringe anche la linea della Juve che... Perbacco, si allunga. E si allarga. Devono scivolare, devono scalare, forza, che sono tutti questi termini che adesso vengono usati. Ma secondo voi Alessandro l'ha trovato il taxi? Poi per mamma mia, cioè, sì. Ma meglio che l'abbia trovato fuori, che era occupato. Sì, sì, il numero te l'hai chiamato, è al momento. Poi la crescita di De Paul, secondo me più lampante, dove è avvenuta? Sulla personalità che deriva dalla fiducia nei propri mezzi, che deriva, secondo me, dal ruolo centrale che ha acquisito in nazionale, perché se ti alleni con i più forti, però giochi con i più forti, Jacopo, capisci che sei al loro livello. Guarda qui siamo all'88esimo, la Juventus sta facendo 1-1 con la Juve, pressione di 2, dribbling, sposta il pallone, 2 al bar, in azione personale, da sfogo a sinistra su Samir, questo si chiama giocatore fatto e finito. Vogliamo lasciargli vedere tutte le 65 clip? Secondo te cambiamo argomento? Però dimmelo tu. Andiamo a farci un caffè intanto, poi quando... No, io volevo dire una cosa per rafforzare. Il mio dubbio, tu hai chiamato in causa Marco e te lo dirò la prossima volta, il mio dubbio era a livello di gamba e a livello di propensione. E c'ho anche questo. Nella cassetta degli attrezzi c'è tutto. Ciclopedia, Romeo, su De Paul, ti hai preparato. Io pensavo che non fosse pronto a interpretare la duplice fase, soprattutto quella difensiva. Invece ti dico una cosa, il rilancio. Pensa se l'Udinese di Zaccheroni o l'Udinese di Guidolin avessero avuto in quella posizione De Paul. Secondo me quella di Zaccheroni, che giocava 3-4-3 con i due, tipo in un certo senso Argentina, con Rodrigo De Paul lì, o al posto di Gökhan Inler in quella di Guidolin. Tra l'altro, hai capito cosa arrivo a pensare io? Questo è, voglio dire... magari non facilmente riproponibile, Massi, vedi, se tu poi ad un certo punto puoi anche ad avere un'abbondanza di giocatori di qualità. Il giocatore di qualità va fatto giocare sempre, non va tenuto in parte perché dici non trovo una collocazione perché voglio giocare con le linee. Non esiste, il giocatore bravo tu lo fai giocare, perché il giocatore bravo è quello che ti risolve la partita, è quello che dall'estro la gioia a vederli giocare, capito? De Paul messo lì ha toccato tutti i palloni, però quando tocca il pallone dà il tempo anche ai suoi compagni. Sono molto d'accordo. Francamente così sfaccettato non me lo immaginavo. Per quello dico, sei stato molto bravo a vedere... La crescita nei tempi di gioco, che ci ricorda anche tutto, Vincenzo da casa. Esatto, tutto, sì. Anche questo, è vero, è vero. Tra l'altro c'erano dei paragoni con l'Udinese di Guidolin, ho letto ho intravisto qualche messaggio. C'era una domanda per Max su un raffronto 3-5-2 di Gotti, 3-5-2 di Guidolin, eventuali analogie, eventuali differenze e interpretazioni. Il gioco di Guidolin era un gioco molto più aperto, perché le corsie andavano sulle corsie. Il gioco di Gotti è un gioco molto più di giocatori portati in fase di rifinitura, cioè perché tu vedi che attaccano con molti più giocatori, no? Poi avevi una qualità diversa magari davanti, perché si sposavano da Sanchez, da Di Natale, si sposavano in maniera totale. Tu avevi questa grande qualità lì davanti. Invece l'Udinese adesso è costruita con una qualità da squadra, cioè tutti assieme, però hanno un'idea di costruzione di gioco e di attacco
no, ad invadere, diciamo, la metà campo avversaria da collettivo e difendere da collettivo. Quindi è un gioco un po' diverso, cioè quello di Guidolin forse potevi chiamarlo più un gioco della ripartenza vera, questo è un gioco di costruzione, non è di ripartenza. Molto sulla seconda palla qua non ci vai con la stessa intensità, sì, e sì, la stessa ricerca. Però spasmodica. Anche per dirti, se parliamo di Guidolin, parliamo di un allenatore dove ha trovato una collocazione ai giocatori e ti ha portato non a caso a dei successi, ad arrivare, perché era un meticoloso, uno maniacale, diciamo, sì, ma è studioso anche del gioco del calcio. Però due cose un po' differenti. Un po' diciamo. Differente, secondo me. Va bene, e poi andiamo a parlare anche di Okaka, perché non ci siamo dimenticati la vittoria di ieri. C'erano altri messaggi, sì, sul tema? Sul tema di allenatore che migliora i giocatori, che era quello che accennava proprio all'ultimo concetto Max. Scrive Nicole: una squadra come l'Udinese, quanto pesa la presenza di un bravo allenatore? Credo che nella politica di calcio l'allenatore sia determinante in quanto sgrezza e valorizza i giocatori, dato che oggi è più difficile arrivare ai nuovi, tra virgolette, Sanchez, come abbiamo più volte analizzato. L'allenatore deve individuare i giocatori e posizionarli dove rendono di più. Non sempre, magari la tua visione è quella, però tante volte tu puoi convincere il giocatore che può dare molto di più in un ruolo diverso. Quella è la bravura dell'allenatore che magari sicuramente riesce ad andare molto più avanti. Gotti, nella sua semplicità, questo ha fatto. Esatto. Ha parlato con i giocatori e gli ha dato una sicurezza interiore nel suo modo di fare, nel suo modo che ti propone le cose, no? Che uno va nel campo e sa quello che deve fare. Tu, se vedi un'azione dell'Udinese, quando conquistano palla e come ripartono, tu vedi ci sono dei giocatori posizionati già nel suo pezzettino di campo. Molto organizzati. Io spero, per chiudere questo discorso, spero che tutto questo buon umore e essere così ben disposti nei confronti dei nostri giocatori regga fino al prossimo mercato. C'era un messaggio che dietro parlava l'angolo di cambiare pentola. Non peraltro, ragazzi, perché diamo credito a chi li sceglie questi giocatori, no? Perché se no ricominciamo punti a capo e arriviamo a fine stagione. Ah, ma erano forti, no? E quando gli dicevano quegli scemi di dire di voi. Che sono sempre forti quando se ne va. Sì. No, perché io mi ricordo che i discorsi che faceva Max, adesso stiamo giustamente dando a Gotti quello che gli spetta, ma certi giocatori qualcuno li ha scelti, no? E quando dicevamo che abbiamo una rosa molto profonda e non si è accorto nessuno che abbiamo una falcidi di infortuni tutti nello stesso ruolo, ma anche se perdi i numeri, hai le caratteristiche, esatto, perché Sema ti gioca a mezzala e ti fa quelle partite, le dicevamo, anche quelle profondità. Abbiamo preso metaforicamente le banane, poi obiettivamente non era così. Cosa rispondiamo a Federico? Io certo, però, fate che però voi. Siamo passati nei commenti da una squadra di asini a prossimi alla vittoria in Champions. Sì, ma non però non da qui. No, qui. Si riferiva ai commenti. Ai commenti sì, il mondo del web, però, il mondo però del Federico, quello, messaggi, quelli sono, però posso dire una cosa, quello che diceva prima Michele, che in effetti tutto quello che leggiamo sul web forse non lo dovremmo nemmeno badare. Io non ci sono sui social plurale, quindi che vuoi da me, voglio dire. Tu non sei, però è vero, perché vedere da come si va da una parte all'altra, come cambia il vento in maniera repentina, come si esagera nel negativo a volte, come ti fa capire, nascondendosi dietro una tastiera, come qualcuno vive veramente male. Questo continuare a denigrare tutto sempre e comunque, però, dovremmo non badarci questi più. Questi episodi, diciamo pre-Juve, tutta questa negatività che stava arrivando, no? Gli infortuni, però nella negatività tu hai trovato la soluzione più bella, la gioia immensa. Quindi tante volte... È bello, cosa ci dicevamo quando ci siamo trovati? È bello vedere giocare l'Udinese, ti stai divertendo a commentare l'Udinese? Sì. Sì. L'ho detto prima, quando sono trovato, adesso ma ti stai divertendo, perché si vede anche quando fanno la trasmissione che lui si sta divertendo quando fa il commento. È vero. È bello da vedere. Va bene, poi andiamo a Okaka, hai gli ultimi messaggi, stasera ne stanno arrivando tantissimi, cerchiamo di leggerne stiamo, più possibili. Stiamo rischiando di battere ogni record positivo, domande su Gotti, sulle basi di ripartenza, eventuali punti di vista anche di Max, tecnico-tattici sul modo di impostare la squadra, che si sta rivelando molto redditizio. Faccio una sintesi delle tematiche più...
più vicine. E poi arriva anche una domanda da casa, ma ci potrà essere secondo me la prospettiva di valorizzare qualche giovane giocatore in questo finale di campionato? Italiano, ma valorizzare di quelli che ci sono già in rosa adesso? Presumo di sì, perché dopo vai su dei discorsi, che ci sono anche dei discorsi contrattuali, che magari sono delle cose che, come ha parlato lui, ci sono delle dietro le quinte che tu non puoi esprimere. Certo che tutto il lavoro che è stato fatto, e l'ho detto nell'altra trasmissione, fino ai 2001 o 2002, che non a caso sono in panchina adesso con l'Udinese, è stato un fattore, un lavoro fatto dal settore giovanile che ha dato i suoi frutti, e può darsi che magari siano dei frutti che li possiamo vedere il prossimo campionato. Però questo sta sempre nella lungimiranza della famiglia Pozzo, che, come abbiamo elogiato prima, sanno e vedono dove possono arrivare, se hanno bisogno questi ragazzi di andare a giocare nella categoria inferiore, se hanno bisogno come Barak di andare ad allenarsi in una squadra come Lecce per poi magari essere pronto a rientrare, capito? No, sì. Si diverte, guarda come si diverte, no, Romeo. No, toglietegli quel cellulare, perché sta spaccando da un po'. Premessa che questo cellulare sta esplodendo, perché sì, adesso abbiamo, già c'erano 500.000 messaggi e ci fa piacere, sì, li stiamo leggendo tantissimi. Adesso abbiamo scoperchiato un altro vaso di Pandora sui commenti. Positivi e negativi. Allora è arrivato un messaggio. Buonasera, il vero tifoso è quello che tifa nel bene, sacrosanto. Poi la discettazione di Vincenzo, che fa una giusta, fa un giusto distinguo. Ci sono due tipologie di commenti, quelli da Basport e quelli seri e competenti. Da casa spesso si usa la pancia e non la testa. Poi io non ridevo per questo, che sono commenti giusti, ridevo per quello successivo. Max in fingar, dove si è andata. Ma Moras potrebbe mai. Quindi, nella vita, ma proprio diciamo, se non ci avanza nessuno, se non c'hai da fare, mai. Mai, proprio dire come se non ci avanzasse più nessuno. Allenare a livello di professionisti nazionale ce la farebbe se avessero l'occasione. Vediamo. Chi lo sa? Come faccio a non ridere? Scusa, solo vivendo. No, però per chiudere, poi andiamo veramente a Okada, perché abbiamo vinto una partita con Cagliari ieri, sembra passato con il suo grandissimo gol. Per chiudere sui commenti, ora ci sta la pancia, no? Tutti noi siamo stati, quando non facciamo questo lavoro, tifosi e magari ragioniamo di pancia. Ecco, quindi la pancia ci sta, che il tifoso si esprima ci sta, che critiche ci sta, per l'amor di Dio, è giusto così. Però ecco, l'accanimento e il dar contro a prescindere, quello può risultare fastidioso e a volte nemmeno troppo edificante, sì, per l'ambiente in generale. Tutto qui, poi ripetiamo. Noi invece colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che ci scrivono. E abbiamo fatto questo finale di stagione con una grande programmazione di calcio, con Massimo Campazzo, con Francesco Pezzella, con i Tonight ogni lunedì, avendo dei grandi riscontri a livello di ascolti, a livello di partecipazione. Siamo andati avanti anche durante il lockdown, non ci siamo mai fermati con il Tonight e mai ci fermeremo, e sempre abbiamo avuto insomma tante testimonianze di vicinanza, che la pensavano come noi, che la pensavano in maniera diversa, non importa, noi va bene tutto, siamo qui per rispondere, per parlare insieme a voi di tutto quello che ci offre l'attualità. E quindi volevo ringraziare tutto il nostro pubblico e tutto il gruppo veramente di opinionisti, di giornalisti di Udinese TV. Chiusa parentesi, andiamo a vedere Okaka? Andiamo a vedere Okaka, perché è giusto celebrare, sì, lui, che è arrivato al record personale di gol in un'annata, sì, in un campionato, quota 7. A proposito di attacco e di attaccanti, si era parlato tanto anche lì, spesso a sproposito, hanno risposto e stanno rispondendo, bravi ragazzi, tutti con i fatti. Anche qui, azione sviluppata da dietro, dopo un minuto e mezzo, De Maio larga a destra, tanto per cambiare, c'è Pendolino Struger, che lavora questo pallone, De Paul, il movimento di De Paul, gli porta via due uomini, Struger rientra e la mette col sinistro, Okaka controlla, fa un gol bellissimo, una prodezza anche balistica, fa valere il fisico imponente, poi però lì devi lavorare anche di fino, lui lo fa e fa un gran gol, complimenti a Stefano. Ecco, anche qui, di Okaka abbiamo detto tanto, tutto il contrario di tutto, nei momenti in cui sembrava imprescindibile, in altri in cui si sono lette, sempre in quei posti dove non leggeremo più, tante critiche, però Okaka è questo, non è uno che ti segna 20 gol a stagione, non è uno che diventerà forse capocannoniere, ma è uno prezioso per il lavoro che può fare per la squadra. A me ha dato
mi ha fatto proprio dispiacere leggere certe critiche su a Stefano Caca. Per la persona, per il ragazzo che sono d'accordo con te, per sono ragazzo, molto arrabbiato. Per il anche per l'attaccamento che ha sempre dimostrato. Cioè, è un ragazzo squisito, non è mio amico, ci conosciamo ma non è mio amico. È veramente un ragazzo d'oro e molte critiche sono state ingiustamente severe e taglienti alla persona, siamo andati giù pesanti, no, assolutamente, chi l'ha fatto ha completamente sbagliato bersaglio, al di là, e non parlo dell'apporto in campo, perché uno che si presenta dopo il lockdown in quelle condizioni, che durante il lockdown tiene uniti tutti, ha una buona parola per tutti, fa il capitano aggiunto, e non ci dimentichiamo quanto ha tirato la carretta da quando è arrivata Udine, quindi si fa presto veramente a sotterrare una persona. Ieri ha fatto un gol, sembrava Duvan Zapata là davanti. È vero, hai ragione, un po' sì sì, un po' ci sta, un po' ci sta. Va bene, insomma, era giusto così, era giusto precisarlo anche per, ripetiamo, l'attaccamento che ha sempre avuto nei confronti di questa società, la sua voglia di rimanere, la sua voglia di essere importante, sono cose che vanno assolutamente apprezzate. Va bene, chiudiamo? Chiudiamo con due flash, notizia importante perché come annunciato venerdì partono da dopodomani, da mercoledì, attraverso i voucher i rimborsi degli abbonamenti per la quota partite non godute per gli abbonati. Procedura facilissima, online, piattaforma Ticket One, sul sito udinese.it c'è il link, le modalità, un video tutorial e sarà attivo da mercoledì mattina anche un call center, comunque telefonate chi dovesse avere problemi, un operatore dedicato vi aiuterà e poi naturalmente supporto anche in questi passaggi, in queste modalità da parte dell'AUC, sempre sul suo profilo Facebook ha spiegato, ha dato una mano, darà una mano a tutti quelli che ne avranno bisogno, come al solito. A proposito di AUC, aspettate! C'era il... Non posso chiudere senza il pronostico di Beppe Marcon. Mi stavo dimenticando, Beppe Marcon dice: sarebbe bello chiudere con due vittorie, così battiamo il record di punti degli ultimi sette Beppe, campionati. Ma bravissimo. Dato che porta bene, le perdiamo tutte e due. Grazie Beppe, bravo. Bravo Beppe. Ha svoltato lui. Curva U. Bene. Svolta U. Ottimo Beppe, grande, continua a fare così il tuo dovere in questo modo. Per l'ultima volta, tra l'altro, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questo campionato. Vabbè, noi ci vediamo lunedì per chiudere le parentesi e poi andremo avanti con tutto il mercato. Tu arrivi con l'infrasettimanale. Sì, ormai si gioca sempre. Si gioca sempre. Lecce, Sassuolo. Tranquillo. Come? Per Udinese Lecce, tranquillo. Sì. Noi abbiamo uno spettatore che si chiama Tranquillo. Ci scrive sempre. È vero, si sembra. Va bene, grazie Massimo Campazzo. Grazie a voi. Max Moraz. Grazie a voi per tutta la vostra gentilezza nei miei confronti. Ma ti vogliamo bene. Non ti preoccupare che passa quello. Grazie Jacopo Romeo. Attenzione, Jacopo Romeo è vicino al traguardo delle ferie. Signori, andrà in ferie anche lui. Non divulghiamo. Però avremo modo di ritrovarci presto. Perché lui è in ferie. Ferie, ragazzi. Ora finisce le fatiche insieme alla squadra e poi si rilassa un attimo. Esatto. E poi torna però, perché tu ne hai due avanti. Purtroppo per voi. Certo. Allora, vi lasciamo con una clip. Abbiamo parlato tanto dell'attacco ritrovato, dell'attacco che segna, degli attaccanti che vanno in gol, della media gol che è salita. E allora ci lasciamo così, rivedendo i 14 gol di questo post-lockdown. E poi ci rivediamo lunedì, sempre qui, sempre alle 21. Thank you.